Ed eccoci qua nella puntata del martedì di Amaranto World insieme al nostro opinionista tecnico osservatore preferito che è Giorgio Ciofini, come sapete. Abbiamo ripreso le trasmissioni solo ieri, Giorgio. Abbiamo un po' da recuperare quello che non abbiamo detto da prima di Natale a questo punto a oggi. Ma nel frattempo sono successe delle cose. La Lecce è arrivata un po', diciamo, un po' stanco alla sosta, l'ha fatto vedere nelle ultime due partite che non era più, diciamo, in condizioni atletiche così brillanti come nelle partite precedenti. È arrivata appunto una sosta in una posizione di classifica importante, diciamo, e Arezzo ha dovuto scegliere che approccio avere nella campagna acquisti, cioè come comportarsi, perché avrebbe potuto lasciare tutto come stava e magari arrivare in fondo dignitosamente nei playoff e giocarseli, avrebbe potuto pensare di diciamo, andare a giocare tutti quei giocatori che non hanno trovato spazio, diciamo, durante il girone di andata, sembra logico, e quindi, diciamo, fare in modo di valorizzare comunque il proprio capitale, okay? Avrebbe potuto scegliere di fare questo e anche di ritoccare la rosa nei punti dove magari poteva avere bisogno, che grosso modo abbiamo capito per dichiarazioni della dirigenza stessa che sono un elemento di centrocampo, ed è arrivato già, si chiama Remedi, anche se deve ancora firmare per motivi, diciamo, burocratici, e un attaccante da aggiungere a quelli che già ci sono, perché naturalmente manca un centravanti, essendoci uno solo, perché noi abbiamo solo Bersano come reale attaccante centravanti. Cosa pensi di questa campagna acquisti, più che altro? Di cosa può fare Arezzo per migliorarsi? Intanto, nella campagna di riparazione, uno che si chiama Remedi mi sembra perfetto. È perfettamente in linea. Poi il giocatore di Serie C, classico, che ha nelle sue corde sia una discreta tecnica che una capacità di incontrista, sì, che non lo conosco bene, sì. Credo che chi l'ha preso lo conosce, ma io parlavo proprio dal punto di vista del nome, cioè si chiama Remedi, è come Remedi, rimediare, perché di solito la campagna di riparazione si rimedia, quindi mi sembra giusto anche sotto questo profilo. Lo vedremo, io credo che sia stato preso con quelle caratteristiche che dice. È un jolly di centrocampo. Sì, un jolly di centrocampo che non è un titolare, io credo, sì, che però potrà, diciamo, così, giocare spesso perché potrà ricoprire più ruoli. Esatto. Attualmente abbiamo quattro giocatori molto importanti lì nel mezzo. A proposito, sarebbe probabilmente comodo già domenica, anche se purtroppo è ancora squalificato per una giornata e quindi non può giocare, perché mancherà Basita all'80%. Vedi, effettivamente sarebbe stato subito molto utile, utilissimo, però per l'Arcup non può giocare perché è successo quell'episodio proprio con l'Arezzo. Esatto, in quella partita che su Luciani, che l'ho fatto squalificare. In quella partita che lascia aperti molti interrogativi, no? Perché io mi ricordo a suo tempo chiesi proprio dal canto alla vigilia della conferenza stampa se non conveniva fare un largo turnover per quella partita, anche perché pensavo, non so fino a che punto, quel risultato poi sarà omologato o omologabile. E questo, secondo me, è proprio un momento che ci interroga alla grande proprio in questa situazione, no? Perché l'Arezzo si potrebbe ritrovare tre punti molto importanti con cui potrebbe accorciare il divario. Tu pensi che gli interessi delle società che hanno vinto con la Piacenza, cioè nel giro d'andata, che sono tanti, ma qui, perché sono tutte quelle in testa? Sì, ma la Lega non deve applicare gli interessi, deve applicare il regolamento. Questo sì. E secondo me sarebbe una pagliacciata considerare la prossima partita è una pagliacciata all'altezza di tutte le pagliacciate che hanno fatto, forse anche superiore, considerare regolare la prossima partita di una squadra come la Pro Piacenza, che ha perso tutti gli elementi, che farà giocare neanche quelli della Berretti, no, a disposizione. Non si sa, si autorizza. Non lo sa, partita, io spero, io dico,
Noi lo sappiamo ancora ed è probabile che non si presenterà. Speriamo. Anche perché in Piacenza pare non gli dia lo stadio. Ma al di là di questo. Ma la Lega non dovrebbe sedere, io dico questo. Ma al di là di questo, diciamo che il discorso della propria scienza invece toccherà proprio la politica, secondo me, a livello di rapporto. Mi dispiace dirlo. Ma la politica non c'entra, perché c'entrano le regole. Io voglio segnalare una frase che ha detto Ghirelli, presidente della Lega Pro, che ha detto Ghirelli 10 giorni fa, quando gli è stato chiesto cosa pensava della questione della propria scienza. La sua risposta è stata: il regolamento parla chiaro, se salti 4 partite di fila nel girone d'andata, entro il girone d'andata, i risultati saltano. Si è limitato a dire questo. Allora, di chiaro non c'è niente in quella dichiarazione, per il semplice fatto che bisogna capire se il girone d'andata è finito con le partite ufficiali. Ma deve recuperare un paio delle 4. Allora, 2 delle quali non ha saltato per colpa sua, sì. Ma perché non stavano giocando l'entella. In ogni caso appartengono al girone d'andata, quindi sì. Secondo me il girone d'andata del proprio centro non può essere finito. Benissimo, questo anche secondo Lorenzo, secondo Lorenzo, secondo quelle società che non hanno... Secondo chi ha un minimo di capacità di ragionamento, perché 1 più 2 fa 4. Purtroppo però... La politica può fare certo. Ma la politica in questo caso sarebbe un'antica... Perché siamo in chiusura del primo blocco, ci vediamo dopo la pubblicità. Intanto torneremo sempre in compagnia di Giorgio Sofì.